tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi ci abbiamo da aprire un bel pacco bomba da Napoli, Speriamo non mi fa saltare in aria prima. Allora ragazzi, anche a sto giro ho comprato una bella collezione, però considerando da dove viene il fatto che il tipo si chiamasse Ciro, sicuramente mi fa pensare che è scam over 9000. Ma vabbè, confido, nel caso abbiamo fatto content, E andiamo adesso a vedere cosa effettivamente ho acquistato. Perché ok, qualcosa so, ma qua c'è tanta roba, Allora, io inizierei col primo deck box e vediamo cosa ci ha inviato, perché dovrebbero essere un po' di mazzi. Abbiamo Bujin Tartaruga, Lupo. Bella la palta, Queste poi, vabbè, lasciamo stare. Combattente. Oh, noto che comunque stiamo facendo dei soldi, Andiamo con la seconda parte, ma credo sia tutta così, Ah, carino il cavalluccio. Poi vediamo palta. Comunque la roba star foil sta salendo di prezzo. Questa forse la venderò a 20 centesimi veri rispetto ai 20 centesimi falsi di molta roba che carico. Poi tornado, questa bella pergotta. Tifone. Carina questa pergotta. Così posso levare la mia in crucco. Diciamo un minimo di dignità, Allora, andiamo al secondo tin, che questo è quello di Redox. Adesso ve lo faccio vedere bene. Almeno, considerando che ho quello di Tidal, lo mettiamo qua sopra e fa pandan. Adesso saliamo fino in cima. Ieri mi ha scritto DHL, mi dice, guarda, pacco sta per arrivare, ecco. Oggi è tuo. E io lì, che fremevo. Alle 7 mi scrive e mi dice, guarda, siamo passati, ma non c'era nessuno. E io, cosa? Chiamo mia madre e gli dico, oh, ma stai a casa? Sì. Allora quelli di DHL c'hanno la madre troia. E niente, poi comunque ho chiamato quelli di DHL oggi e mi hanno detto che, vabbè, se il pacco non mi è arrivato è perché ogni tanto c'è qualche corriere che non c'ha voglia di lavorare. Allora, andiamo a vedere. Per adesso abbiamo raccimolato 10 centesimi. Vediamo se riuscirò a rientrare della spesa. Poi fatemi sapere ovviamente qua sotto nei commenti, secondo voi, se è stato un buon acquisto o no. Allora, abbiamo questa carina da Turbo Pack, questo per GOT, armatura per GOT, ma è un po' andante. Rottame, cartone, vabbè, tifone, controllo avversario, le rane, abbiamo anche la rana shiny, molto carina, questa è importante. Poi le rane a scambio, peccato che sono rovinate, ma si giocheranno ad agosto e sono ottime. Allora, abbiamo Wild Art, volante 1 carino, pretasura che sta salendo di prezzo perché effettivamente non si trova. Poi, vabbè, comunacce, buffone grasso, body shaming. Io con Ami starei un po' più attenta su quello che scrivo sulle carte, perché qua denuncina a breve potrebbe arrivare. Allora, abbiamo anziano dei 6. Oh, Stratos da Rimpo, questo è buono. Carino mostro resuscitato. Giudizio solenne, sempre buona come carta. Qua un po' di palta, mettiamola via. Un po' di segnamostri, sempre utili. Ultimo mucchietto, abbiamo le rane imbrogliona. Vabbè, roba discutibile, token e niente. Andiamo con un altro deck box, così vediamo come va e peggioriamo nel caso la situazione. Già qua vedo una foil. Abbiamo gelatina rianimata, ex, molto bellina ma ex. Poi coniglio a molla, onesto, questo è inutile, questo è carino che è da arsenale, però sta poco. L'arciere è carino, l'arcidemone pure. Beh, questi non stanno a niente. Questo è carino perché è alla nera. Questo è da Turbo Pack 3, quindi è ottimo perché si gioca anche in Edison. Questa è palta. Vabbè, questo pure. Vabbè, questo è carino. Questo è carino soprattutto perché escono i supporti nuovi, forse a settembre se non sbaglio. Boh, so che hanno annunciato un set in Giappone, adesso da noi non so quando uscirà. Poi vabbè, questa è palta, carine le formule. Palta, ok. Palta, questo confido sia NM.
No, questo è ex. Però molto bellino in prima edizione. Poi numero 11. Grande occhio, vabbè, NM meno, però molto carina come carta. Poi abbiamo Shabal XX 2, rosa nera da CT. Vediamo in che condizioni è. C'ha una piega in basso. Vabbè, peccato, però è una carta molto bellina. Poi abbiamo il bicorno. Vabbè, questa ha visto tempi migliori. C'ha qualche puntino bianco, però è molto bellina. È pure in prima. Peccato per i puntini, sennò... No, beh, però va bene comunque, dai. Meglio questa che quella di prima. Onesto, ci posso stare, mi piace. Fossero così tutti i deck box, ci metterei una bella firmetta, eh. Allora, passiamo al prossimo, che probabilmente mi deluderà. Ho visto come sono le carte e mi ha già deluso. Drago Luce Pulsar. Carino questo da pack. Vediamo in che condizioni è. Beh, ex pure questo. Un ex un po' così. Fosse stato ultimo, facevo un sego qua davanti a voi, però non posso, perché è raro, se no avrei fatto. Comuni, comuni. Arte da Turbo Pack 4, molto bellina. L'alzarango magico carino. La caduta rara. Calice Star Foil, molto bellina come carta. E vabbè, comunque dai, non sta andando malissimo. Poteva andare molto peggio. E andiamo. Qua, tutto slivato. Potrebbe esserci roba. Ma già partiamo male. Andiamo con le gialle. Abbiamo uno Sparkman. Abbiamo un ragazzo diamante. Che nessuna né Secret né Ulti. Peccato. Questa super. Mamma mia. Io... Vabbè, queste volevo criticare le carte tedesche. Però ho visto una cosa molto più interessante. Questa è buona, è in prima. È ex, però è buona. Andiamo al prossimo. Che qua tocca tirare fuori le bombe, eh. Allora, bellino l'Aquari Secret in prima. Peccato. Sta roba vale, ma deve essere messa bene. Sarebbe interessante se uscisse qualche tigre da laboratorio, eh. Bellino anche questo da Rimp. E niente tigre da laboratorio. Peccato. Vabbè, però comunque ho visto qualche... Diciamo che quella Hero Live Ultra ha tirato su un po' tutto. Allora, prossima scatola. Abbiamo Comune Spirito di R1. Carini. Bellino questo, che sta a qualcosa. Questa spero salga con l'uscita delle carte alla nera. Vabbè, qua un po' di palta. Bella, vabbè, questa ultra. Assalitore per Got. Bellissimo da Dual Terminal. Grande. È la versione Dual Terminal più brutta che esiste, però è bella, nel senso, sono contento. Tigre Wangu per Got. Drago Fotonico che non è ulti. Stregone. Roba medio interessante. Carini questi in prima. La Talpa. E... beh, carina. Vediamo com'è messa questa Priestess. Ex. Però è molto bellina. Allora, prossimo. E vediamo cosa esce. Giardino Nero. Vediamo se quante copie ce ne sono. Ah, ok. Beh, però l'altra è da Turbo Pack. Poi vediamo Controllo della Mente, come è messo. E non è messo bene. Non è messo bene. Poi abbiamo, vabbè, Gagiltron. Questo distrutto. Il Testamento, che forse è la carta più interessante. Skill Drain. Ottimo. Però era da avere prima. Barbaros. Baratto. Roba inutile. Terraforming. Un'altra risucchiabilità nel momento sbagliato. E sono abbastanza convinto che ne esca una terza, però non so quando. Testamenti carini. Ah, e eccola qua.
nel momento sbagliato. Poi vabbè, questo e la tempesta Starfoil. Vabbè, dai, andiamo con il secondo e vediamo cosa esce. Abbiamo ricarica solare da Lotad, spero sia NM, ma non è, non lo è. Però è comunque una ricarica solare. Questa che non è quella dei CS. Questa è da premium, questa non è ultra, però è molto bellina. Pure il Cristia, sono belle carte queste. Allure, super. Vabbè, baratto da Turbo Pack. Peccato che è un po' rovinato. Poi Raiden, Raiden. Questa che potrebbe essere la carta più bella del mondo. Non è vero, è un 1x1. Poi Ecatrice, carica, Lumina non è da CP. Valhalla, Araldo, Araldo. Un altro baratto da Turbo Pack. Altra carta che mi ha deluso. Però, aspetta, questa Lumina... Questa Lumina è molto bella, cavolo, è ultra, in prima. Tanta roba. Ci sta, sono contento. Ha fatto il suo questo. Peccato nessuna Lila Ultimate, però diciamo che potrebbe uscire nell'album, eh. Allora, altro deck box. Tanto per non farci mancare niente. Credo siano altri due mazzi. Andiamo col primo, che dovrebbe essere, credo, un GK. Abbiamo... Vabbè, questa DL che è simpatica. E... passiamo al prossimo. Nel secondo abbiamo... passiamo al prossimo. Allora, cosa abbiamo da tirare fuori? Un album... senza niente. Diciamo che questo potrebbe essere molto più interessante, eh? Un'anima nera, Shabble XX. X, però in prima, molto bella. Molto bella. Poi, un'altra ultra. No, due ultra. Di cui uno in americano, no. Tutte e due in americano in prima. Oh, questo, cioè. Hammer's Blade. Peccato che sia rovinato. Però è molto bella come carta, cazzo. Poi abbiamo un altro Ember's Blade, un altro TT Gold, molto bello. Speriamo che sia messo bene. Sempre X. Poi vabbè. Poi abbiamo tre ratti, bellino quello da DL. Poi abbiamo, vabbè, il resto credo sia roba abbastanza economica. Questo è da Turbo Pack 3, carino. E niente, mazzo promosso. Altro Structure che... secondo me questo è molto più interessante di tutto il resto. Allora, abbiamo Jane, Celestial e Wolf. Puoi tirare il tappeto, che comunque va sempre bene, anche se è tardi. Poi, buco trappola insidiosa da Turbo Pack 3. Molto bello questo. Non dovrebbe stare tanto, ma è comunque una carta da Turbo Pack. Poi, il primo Monarca. E vabbè, roba discutibile. E niente, passiamo alla seconda parte, che se mi esce un'altra da Turbo Pack sarei molto contento. Allora, un po' di paltina. Cowboy da Battle Pack 3, butta fuori. Numero C107, super carino. Poi numero 50, bello, TG Cannone alla Barda. Sempre X, ma comunque sono carte X belle perché sono in prima. E per concludere, niente. Però diciamo che il deckbox ha tirato fuori 2-3 bombette non di poco conto, eh. Allora, abbiamo Mangia Livello, Spora, Jougen e vabbè, qua Combattente Colossale Gold. Questo ne ho tipo 70, ne ho 70. Bella questa ultra, si è messa bene. Beh, è messa bene, cazzo. È sporca in questo punto. Ok, levato. Poi abbiamo... bello questo, bello, bello. Questo l'avevo sbustato ulti, se non sbaglio, agosto. È rovinato, però è molto bella come carta. Poi abbiamo Nova Master, il brillante, un altro brillante. Numero 12, Strega della Rosa Nera. Anche questa X, Zenmeister Ultra. Carino questo. Un po' di roba pendolo e niente. Passiamo alla seconda parte, perché questi ultimi deck box stanno risollevando un po'
Cioè, mi stanno risollevando abbastanza il morale. Allora, vediamo, vediamo se c'è qualcosa di over 9000. Nova Master. Dente di leone. Vabbè, ragazzi. Vogliamo parlare? Un altro in prima? Dai, che questo è NM. NM meno. Però almeno fa compagnia a suo fratello, eh. Poi abbiamo Rosa Splendida, che assolutamente non gli si deve dire niente. Ex anche questa, però è molto bella. Poi abbiamo Absolute Zero, Angelo 07, che ha visto tempi migliori. E vabbè, non ho voluto commentare quel curibalato livello 10 perché mi spezza un po' il cuore, però molto bello anche quello, fosse stato NM ultimo. Allora, prossimo deck box. Abbiamo Demonietti, Eroe Malvagio, Donzalong Super, la DB2, sperando sia NM perché potrei sborare, non è NM. Allora, poi abbiamo tre sarcofaghi, le giare che da lontano sembravano secret ma ovviamente non lo erano, Adoration, Power Bond e... beh, pomodori da DL carini, boccioli che non sono ovviamente da CP, altrimenti bellissimo questo. Bello, bello, bello. Questa per GOT è fantastica e mi serviva proprio. Abbiamo qua un altro team che mi serviva per la collezione, credo, se non ricordo male. Il problema è che siamo senza coperchio. Allora, allora, abbiamo... abbiamo un'altra carta da TP, onesta. Testaros, carino. Oh, palta, palta, palta. Molte carte interessanti, vedo. Bella questa da Turupak 4. Comunque quella prima era da Turupak, non era da CP. Beh, l'anfora dell'abilità non è male. E bella questa, la fine di Anubis da Turupak. Anfora, stessa cosa. Non da Turupak, però è una carta bella. Adesso andiamo a quello che è la parte bella. Se non mi ha scammato, ovviamente, da buon napoletano. Allora, per adesso gli album ci sono. Allora, peccato, pensavo fosse da Turbopack quando l'ho visto. Bello Redox, bellissimo, raro. Allora, Tifone Gold. È bellissimo, ma è rovinato. Comunque è un SDF reprintato, eh. Se vedete dalla foilatura. Passiamo ad altri due structure. Questo volevo, questo. Questo è il mio sogno. Perché se poteva sprecare un po' di più a realizzare i monarchi, ma va bene, ok. Andiamo con la seconda parte, ma questo credo sia tutto verme. Un po' così. Poteva scegliere un mazzo più decente, eh. Allora, vediamo, queste sono da Turbopack. Vabbè, un po' di foil X generiche. Beh, che bellino questo. Bello. Da Battle Pack 3 raro, non lo sapevo. Vediamo, belli, belli, belli questi. Peccato che non sono secret, però super da Fotbo. Tanta roba. Destino. Ah, peccato che non so Ultimate. Però molto belli sono. E rovinati. Un'altra Antispell. Un po' di Diva. Oh, nel complesso ci posso sta. È roba molto simpatica. Andiamo a vedere poi. Ma ragazzi, questo è solo il contorno, ovviamente, eh. Piatto forte lo vedremo dopo, eh. Andiamo a vedere sto altro mucchio di carte senza sleeves. Cioè, me ne hai messe tante dentro, perché mettile sulle carte. Allora, vabbè, qua belle le cadute, belli i decoici, però beh, qua non c'è niente. Se non mi esce ovviamente una meta così a buff, tanto per ribaltare la situazione.
un altro lanciere, spolverino ottimo questo. Diciamo che qua c'è qualcosa, Jubel da rimp, un po' di roba zombie, se gli mettevi una fodera forse era meglio. Droll onestissimo, che ce n'ho uno common, quindi se me ne fai uscire un altro sarei tutti la sminchiati. Tu non hai mai, cioè non hai sminchiato roba che effettivamente ha aumentato di valore negli anni successivi, perché sennò te impalavo. Ma molto easy. Vabbè, bellino questo qui, super, un po' rovinato. TT da Turbo Pack e Glefnir americano. Che questo potrebbe essere bello, soprattutto per i supporti che usciranno. E dai, tirami fuori un paio di vaglio belli tosti. Peccato per Breeze, però sto value e non è male, eh? È X, ma non è male. Poi vabbè, anche Zephyros da pack. Allora, andiamo con l'ultimo mazzo, credo. Carino Mind Control. Dai, tirami fuori qualcosa di bello foil. Ah, carino Wolf da Rimp. Questo da Yuchin prima non è male. Belle le sentinelle, che non sono ovviamente ultimate. E niente, procediamo ancora, perché ragazzi qua non è ancora finita, eh. Allora, andiamo. Ah, c'è un braccio. Poi un po' di roba per Got, ma no, il Got costoso, il Got normale. Carino il guscio. Carità graziosa, ottima anche questa. E un altro guscio da Fotb. Anima mia, torna a casa tua, vabbè. Falce. Un po' d'artefatti. Oh, questi che l'avevo finiti. Cioè, non ce l'avevo manco per me. E va bene. Poi, vabbè, un altro decoici. Un Sangan raro da DB2. Un giudizio solenne, che se mi tiro fuori il terzo sarei molto contento. E invece no. Allora, abbiamo Virus Devasta Deck. Un altro buco trappola insidioso da Turbo Pack. Onesto. Un'altra Wang. Poi, vabbè, roba falsa. E niente. Dai, un'altra roba da Turbo Pack. Adesso si può iniziare col vero opening dopo tanto tempo di un lotto decente. Allora, primo, gattino da Turbo Pack 3. Vabbè, è ex, ma è un gattino da Turbo Pack 3. Ovviamente, ragazzi, non sta infinito, però sta. Un po' di corvi, che questi non fanno mai male. Ira divina, sto schifo. Questa è molto bella, peccato che sia distrutta. Vediamo sta cazzo di tartaruga piramide da CP. INM-. Molto bella, molto bella. Ogni volta che vedo sta roba costosa mi si gela il sangue, perché potrebbe essere uno stonks o potrei piangere tipo 3 giorni. Allora, l'arcidemone, vabbè, ex good. Il rinato è ex good. Drago chimera da CT, che non è male. Mostro reincarnato e Sangan da Retropack. Vediamo in che condizioni sono, perché vabbè, mostro esuscitato è good. Sangan good life played. Poi Drago Leviatano, ma mi sa che c'ha una piega. Sì, c'ha una piega. Poi un polvere di stelle, così, onesto, che fa il suo pur e se vola.
Poi questo Scrap Dragon americano ENM. Ostia. Questo arcidemone, vabbè, è ex, ci posso sta. Cacciatore del caos, vabbè, ha visto giorni migliori. Questo va nel mio mazzo GOT. C'ha una piega, porca troia, porca. Però andrà a finire il mio mazzo GOT, basta. E sto cazzo di guscio in seconda è good, è like player, più che good, però è molto bello. Tocca Montasse Volcanic alla massima a sto giro. Poi abbiamo Aviano, Antica Foresta, Germe Gigante, Riccastro che è simpatico, un gatto, L'Oppressione che è simpatica, un altro Riccastro, Mega Testalos che non è Mega Rise all'epoca, Distruttore Frammento che ci stanno, anche se non stanno niente. Dai. Vabbè, sono tutte foil umane, l'unica cosa è che sono rovinate. Sarà un po' complicato venderle, però. Vabbè, Don Zalong. L'energia arcana, però. Anche quella è rovinata. Abbiamo un altro mondo. Altri aviani. Che c'è? 6.800 di immersione, ovviamente, sì. Uforoid, confisca. Sto Kiko Super che non voglio guardare le condizioni per non piangere. Ho un altro guscio sempre, però stavolta in prima. Good Light Player, questo è molto bello. Sto Gaia, anche se comunque è un po' sceso di valore rispetto a quando li vendevo a 15 euro io. La fine di Anubis Secret in seconda, ma è un buon ex. Grafer, roba inutile. Vabbè, questo è talmente inutile che non gli cambio neanche verde. Andiamo con l'ultimo mucchio e poi andiamo al pezzo forte. Però qua mi sa di... Vabbè, un necrovolto simpatico. Porca troia, porca. C'ha una spaccatura in mezzo che mi fa morire. Poi, Libro della Vita, super. Beh, belli questi. Dovrebbe essere in americano. Vabbè, questo è rovinato. E niente. E vabbè, c'è roba interessante. Peccato che molta sia rovinata. Ragazzi, so che brilla troppo. Cioè, roba così bella non l'avete mai vista. Però, cioè, vi capisco. È ora di mettere gli occhiali da sole o da vista a questo punto. Allora, rendiamo tutto molto più soft e visibile. Abbiamo un fascino che ha visto tempi migliori, anche se in prima. Un'anfora che ha visto tempi migliori, anche se in prima. Poi, questi teleport. NM-. In seconda. Mentre quest'altro ha visto anche lui tempi migliori. Poi abbiamo una carica, molto bella. Cambiare idea. Confido sia NM, ma non lo sarà mai. Non è NM, ma è molto bella. Quindi Stonks. Poi abbiamo Capri, Necrovalle, Rinforzi, Pescata, Tempesta Potente, che sembra abbia preso l'acqua. Poi abbiamo delle forze riflesse, Enemy Controller in prima, che vorrei capire in che condizioni è. Vabbè, dai. Condizioni più che buone. Poi abbiamo un giudizio solenne da PMT. Onestissimo. Le sue condizioni un po' meno. Poi TT, vediamo. C'ha le pieghe dietro, anche se in prima. Vediamo sto richiamo che, vabbè, è da DL, infatti è NM meno,
cioè, è impossibile sminchiare le carte da DL. Non da DL, da HL. Beh, questo... vabbè, non lo guardiamo neanche. Dei Decree, anche questi da DL, DA da HL. Questo c'ha una piega. Ho paura per la roba che costa veramente. Vabbè, molto bellino pure questo. Abbiamo le tigri che non stavano nel mazzo. Un drago fotonico che probabilmente se è NM mi farà fare i soldi. No, è ex, però diciamo... qualcosina potrei prendere anche da lui. La trap downshot non è male. Poi vabbè, le divinità. La pantera, vabbè. Ho visto giorni migliori. Vediamo questo ritorno totale. Ma per essere un ritorno totale in prima ci posso stare. Beh, Neo Drago Fotonico Occhi Galattici che ha visto no giorni migliori, ere migliori. E poi il terzo Volcanic Shell, quindi ne abbiamo tre. A parte che le condizioni, vabbè, queste sono bruttissime. Ma ne abbiamo uno in italiano in seconda, uno in italiano in prima e uno in inglese in prima. Perfetto, non ho un playset. Andiamo con l'ultimo album, che è quello che decreterà veramente il mio plus, e andiamo a vedere. Iniziamo con questo glorioso. Ok, questo è veramente NM. Poi, vabbè, questo mi ha detto che era rovinato. Abbiamo un Laggia e un Dolca. Questo c'ha un angolo sbeccato. Però nel complesso è buono, dai. Non ha pieghe, almeno. Vediamo suo fratello Dolca. Ha qualche puntino bianco in alto, ma anche lui è perfetto. Delteros. È molto bello. Lui è una delle prime cose che mi preoccupa. È perfetto. Che lui è un bel pezzo da collezione. C'ha qualche puntino bianco, ma sti cazzi, nel senso. Ecco, qua gli altri problemi. Soprattutto questo e questo. Questo c'ha un puntino bianco in alto, ma... questo è X. Cioè c'ha il back X. Va bene, dai. Preferisco a questo punto che la rosa nera sia messa meglio. Qualche difetto ai bordi. Però no. No, ragazzi, no. Voi non la vedete, ma c'è una piega qua. Sto iniziando a sudare, sto veramente iniziando a sudare. Drago frammento, c'ha il back X. Da qua tutta roba molto interessante. Vediamo questo drago bianco occhi blu. Su questo non ho fatto affidamento, però diciamo le condizioni sono abbastanza buone. Cioè buone, nel senso un good buon good. Allora, andiamo a vedere questo obelisk. È NM-, però è da già... ah, c'hanno tutte delle pieghe in controluce. Allora. Non è perfetto, ma ci sto. Cioè, è un ex anche questo. Vediamo quest'altro, ma questo sta poco. C'ha la grinza. Allora, è da farsi il segno della croce qua. Allora, non è un NM pieno. È un ex, ma è bello. Allora, tartaruga piramide, che teoricamente dovevano essere tre. Vabbè, il maxi è ex.
E il Veiler mi sembra anche lui fosse ex. Sì, ex. Abbiamo Dandelion, Gelin Duo. Questi due Saber Draghi che non sono male, questo è rovinato. Ragazzi, qua ci giochiamo la Champions. Ok, questo Jinzo è... c'ha una grinzetta dietro. Uno in americano, uno in italiano. C'ha un paio di puntini bianchi, ma ok. Questo è puro. Mamma mia. C'è da sudare. C'è roba buona, ma della roba che avevo considerato NM è rovinata. Non lo so, dovrei caricare tutto e vedere quanto riesco a farci. Però attualmente quel Caius così, diciamo, è stata una bella mazzata, eh. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio per aver seguito il video. Ragazzi, io sto sudando sotto tutti i punti di vista, sia economico che proprio perché è caldo. Quindi bisognerà vedere. Come vi ho detto, vi ringrazio per aver seguito il video. Se volete mettere un like di supporto, è ben accetto. Grazie. Vi invito a iscrivervi al canale e qua sotto in descrizione potete trovare anche tutti gli altri social. Twitch, dove streamo ultimamente poco, ma a settembre ricominciamo. Detto questo, ragazzi, state mesi e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti.